Passiamo quindi al secondo esempio, dove abbiamo solo tre trasformazioni e già a occhio vediamo intanto che è un motore termico perché il ciclo è percorso in senso orario, ma vediamo anche che l'area contenuta all'interno del loop è esattamente la metà di prima, dell'esempio di prima, perché adesso noi abbiamo un triangolo che è esattamente metà di questo rettangolo iniziale. I valori sono sempre quelli, da 2 a 6 litri, da 1 a 3 atmosfere. E allora basta dividere a metà l'area di prima, che era 8 atmosfere litro, per ottenere 4 atmosfere litro. Quindi abbiamo un motore termico che compie ad ogni ciclo un lavoro metà di quello precedente. Naturalmente anche il secondo ciclo può essere fatto operare a rovescio, in senso antiorario diventerebbe una macchina termodinamica che assorbe ad ogni ciclo 4 atmosfere litro di lavoro, quindi meno 4, è un lavoro che l'ambiente esterno fornisce al sistema termodinamico e lo utilizza per spostare calore da una sorgente fredda a una calda.